Allora, Andrea, visto che tu hai regalato a Bagnoregio un'emozione unica, davvero unica, speciale, io oggi insomma, ho avuto il piacere di andare in giro e di sentire le persone di Bagnoregio parlare, allora anche noi volevamo fare un omaggio e ringraziarti perché hai regalato davvero qualcosa di speciale a questa città. Chiamo qui sul palco il vice sindaco di Bagnoregio, Luca Profili. E volevamo donarti un pensiero in modo che tu ti possa ricordare di quello che tu hai Grazie. regalato a questa città. Eravamo partiti a dicembre, era l'8 dicembre, ti scrissi su Facebook un messaggio e Andrea veramente ti posso garantire che è una persona di un'educazione veramente incredibile e meravigliosa. Quindi ti ringrazio e a Bagnoregio ti aspettiamo quando vorrai. Grazie, grazie a voi dell'ospitalità, dell'accoglienza e della possibilità che mi avete dato di ripetere questa traversata. Grazie. Grazie a Luca. Grazie. Adesso ci possiamo accomodare. Allora, Andrea, io di solito sono abituato a intervistare registi, attori, personaggi dello spettacolo. Tu come ti definisci? È un funambolo, un funambolo. Che cos'è che ti ha portato a diventare un funambolo? Perché è difficile farti delle domande, perché io sono in soggezione di fronte a te. Sono, davvero, lo dico con tutto il rispetto, cioè sono in soggezione positiva, nel senso che tu regali delle emozioni che pochissimi sanno regalare, anche perché quello che fai tu, in quanti lo fanno? In Italia e nel mondo. Beh, in Italia siamo uno e mezzo, nel senso che c'è un ragazzo che conosco che sta iniziando, Sandro, e quindi tra poco saremo in due. Europa e mondo non lo so, ma non molti, ecco, direi che ci contiamo sulle dita, non delle mani, ma tra mani e piedi non le superiamo, ecco, secondo me. E come ho iniziato? Nel senso che boh, penso, è una cosa che riesco un pochino a dire adesso, da dove sono ora. Penso che la molla che mi ha fatto camminare sul cavo sia legata a una ricerca molto personale di un tipo di verità che mi ha portato a studiare filosofia, che mi ha portato anche a scoprire che la verità della filosofia, molto speculativa, molto pensata, ancora non mi bastava. Tutto questo non l'ho ragionato, adesso guardando indietro vedo questo. E quindi avevo bisogno di un altro tipo di verità che ho scoperto poi sul cavo, che è una verità non pensata, non ragionata, ma vissuta. È un'autenticità di un gesto che è necessario perché non può essere altrimenti, e che in quell'attimo è vero, no? Quando dico così, mia madre dice: "Ma non sei presuntuoso che dici che sei la verità?" Allora, spieghiamo, non è che sono la verità, però in qualsiasi gesto abbiamo la possibilità di farlo autenticamente, se siamo completamente in quel gesto. E per me non c'è altro modo di stare sul cavo se non autenticamente, altrimenti il rischio è troppo alto, no? Mentre nella vita normale posso anche fare guidare e telefonare, che è pericoloso, ma lo facciamo, sul cavo no, è meglio che cammini e faccia esattamente solo quello che È faccio. In chiaro questo che senso. c'è un processo preciso, razionale, un allenamento, una costanza, ma ogni traversata è diversa oppure tu esegui uno spartito con grande precisione? Oppure ti affidi al momento, ti affidi alla sensazione, ti affidi a dove stai facendo e compiendo quel gesto? Come ti raffronti? Beh, ogni traversata è diversa ed è importante, proprio per quello che dicevo prima, vedere cosa c'è esattamente in quel momento, in quel cavo, in quella piazza, no? E non pensare di poter portare qualcos'altro su quel cavo. Devi vedere che cosa richiede quel particolare cavo, quella particolare piazza, no? Adesso riporto a proposito un episodio che mi è capitato quando sono stato in Giappone al tempio a praticare lo Zen, perché mischio un po' le due cose, che riguarda molto il fatto di vedere quello che c'è in quel momento e di vivere ogni cavo per quello che è, compreso il mio stato nel momento in cui salgo, no? Ogni volta è diverso, ma devo essere abbastanza attento a quello che è, disposto ad accettarlo, perché non ho molte possibilità di cambiare le cose, no? Nello Zen c'è un incontro col maestro discepolo, in cui il maestro fa una domanda al discepolo e il discepolo deve dare una risposta.
Queste domande sono tutte formali, sono quelle da migliaia di anni e le risposte sono le stesse da migliaia di anni. E mi sono trovato, per fortuna, a poter avere questo incontro col maestro giapponese e mi è venuto subito un dubbio, no? Perché ho detto, ma io rispondo, diciamo, alla mia domanda del maestro che ho a Torino, e quindi mettiamo la numero 10 o rinizio dalla 1. Quando ho chiesto questa cosa alla badessa, la badessa mi ha detto, tu vai lì e vedi cosa succede. Dico, vabbè, vado e vedo cosa succede. Allora il maestro mi dice, c'è un rituale complicatissimo perché lo Zen è molto formale, richiede un sacco di cose precise, inchini, saluti e cose, quindi prima dovevo imparare il rituale, dovevo tutte queste cose che è un po' diverso da quello italiano. Comunque arrivo lì, il maestro mi dice, mostrami, non mi dice che sapore ha la tua meditazione. Allora io sono sicuro che questa non è una domanda tradizionale, non è la 1, non è la 10, non è tradizionale. Tempo che elaboro queste cose dico, ma questa non è una domanda vera, la traduco e gli rispondo fiori. E lui mi dice, pensi troppo. Vabbè, torno, saluto, esco, faccio tutte le mie cose per uscire, e poi dico, vabbè, dai, la prossima, so già la domanda, vado più tranquillo, no? Rituale, mi inchino, saluto, ritorno, e lui mi chiede, mostrami il tuo zazen. E mi dico, no, non puoi cambiare domanda, ero pronto all'altra, no? Però è così, va, un po' quello che succede, succede, io non, ci penso un attimo, dico, ma anche questa non è una domanda tradizionale, cosa rispondo, senza che neanche che apra bocca lui mi dice pensi troppo e mi manda via. Dico vabbè, allora mentre medito dico ho ancora un po' di possibilità perché stavo al tempio parecchio tempo, ho detto vabbè, la prossima domanda qualunque cosa mi chieda io rispondo, la rana è saltata nello stagno, no? E qua c'è stato il grosso errore, cioè qualunque cosa mi chieda io avevo già la risposta a una domanda che non era stata fatta. E chiaramente quella risposta non poteva che essere sbagliata, no? Non avevo neanche ascoltato cosa mi chiedeva il maestro. È un po' sul cavo, no? Se io penso di avere una risposta a un cavo, sicuramente è sbagliata, perché arriva da un altro cavo, io devo vedere che cosa ho davanti, che cos'è quel cavo, che cos'è stato per me quello di ieri sera. E in questo senso mi devo adeguare, e in questo senso ogni traversata è diversa, devo rispondere, devo calarmi nella situazione che c'è ogni volta e non pensare di portare risposte di altre domande. Quindi hai paura? Ho paura, sì, sono... Fondamentale, no? Perché mi ricordo che mi avevi detto quando ci siamo incontrati la prima volta, se non avessi paura non potrei fare queste cose, no? Perché ti tiene desto. Sì, io continuo ad aver paura, per fortuna, e poi, non, come dici tu, è una paura molto istintuale, che è quella che mi tiene attento, che mi dice fai attenzione che quello che fai è pericoloso, e, grazie che me lo dice, così sto attento e non penso che dico, ma tanto questa l'ho già fatto, ne ho fatte di più difficili, ho già fatto altri cavi. Ogni cavo è pericoloso, ogni cavo ha le sue insidie, ogni cavo richiede la mia presenza completa in quel momento. Senti, hai una moglie e una figlia, la figlia è ancora molto piccola, ma tua moglie che ti dice? Perché io ieri sera ci siamo incrociati con lo sguardo, ci siamo detti tutto, senza conoscerci e senza dirci nulla, però ci siamo capiti al volo. Perché, non so, lo possiamo dire, lo vogliamo dire, ma Andrea ieri è uscito senza sicurezza. Cioè, non so se vi rendete conto, ecco perché dico, cioè probabilmente per noi è difficile riuscire a fare 10 passi seguendo la stessa linea su un terreno stabile. Andrea ieri è uscito senza sicurezza, però questa non è una cosa scontata, perché anche tua moglie ieri comunque era preoccupata, ovviamente. Era comunque, aveva una tensione emotiva forte, perché tu rischi tutto, lì sopra rischi tutto, Andrea. Rischio tutto. Per fortuna mia moglie mi sostiene, ha molta fiducia e questo non esclude che abbia paura, che sia tesa, però mi supporta. Io gliel'ho chiesto, gliel'ho detto che avrei fatto senza sicura, lei mi ha detto io ho fiducia, vai pure. Questo non toglie che avesse paura, che fosse tesa, come non toglie il fatto che avessi paura io. Però ieri sera ho sentito che era opportuno farlo così, più pulito, più essenziale, un pochino più libero anche, no? Hai ragionato in modo cinematografico. Esatto, ieri sera andava così. Ho visto che hai portato, ci vuoi parlare di questi libri? Perché so che ci tenevi, hai portato delle cose, ci tengo che tu le possa spiegare al pubblico. Grazie. Appunto, io sono stato due volte in Giappone ad approfondire la pratica dello Zen. E delle due volte che sono stato, quando ero là ho tenuto un diario, all'inizio per me, perché volevo tenere nota di cosa succedeva, e dopodiché ho elaborato il diario in una forma scritta e spero condivisibile, spero leggibile, e quindi ho portato appunto i diari del mio soggiorno al Tempio Sogenji, che sono qua esposti e sono qua
in vendita, mentre i segnalibro sono un regalo a voi che siete venuti, che siete stati qua con me per ringraziarvi. E siccome appunto Zen e funambolismo per me hanno molte cose collegate, anche se il diario parla di Zen, in verità c'è molto del funambolismo, anzi molte delle cose, quasi tutto quello che ho vissuto che si può definire Zen l'ho vissuto sul cavo, rarissimamente sedendo sul cuscino, no? Perché sedendo sul cuscino puoi anche pensare ad altro, puoi anche in qualche modo mentire o far finta di meditare. Sul cavo no, non ci può essere una menzogna, non ci può essere un passo che tu fai pensando ad altro, è troppo rischioso. Allora ho capito sul cavo che cosa dice lo Zen quando dice di stare qui e ora, no? E di vivere il presente per quello che è, compresa la paura, compresa la pioggia, compresa la bellezza che c'è. E l'idea che non c'è di non pensare a cosa è stato e di non pensare a cosa sarà, ma vivere esclusivamente quello che c'è, ma vivere soprattutto. Proprio a me l'hai regalato qualche mese fa quando ci siamo incontrati, quindi io consiglio davvero di comprarlo, anche perché Andrea sono convinto che vi lascerà anche un pensiero, una firma, certo, no? Sono sicuro, siamo di questo, qua, quindi, però compratelo perché è una cosa veramente importante, insomma quello che lui fa lì è riportato, insomma il suo pensiero è riportato in questo libro. Quante traversate hai fatto, Andrea? Non lo so, non ho mai tenuto il conto più o meno, no? Quella più incredibile, quella che la ricorderai. La più incredibile, la prima, è stata la prima, perché ovviamente è stata la prima, anche se poi dal fatto che fosse così la prima, tutto questo groviglio di emozioni, di cose, è stata un pochino meno, come dire, è stata una valanga più indescrivibile. E l'altra che ricorderò molto è stata Penna Billy, che ho fatto nel 2011, era lunga 250 metri ed era alta 90 metri ed è stata una sorta di nuova prima traversata perché ha richiesto tutta una nuova conoscenza tecnica e anche artistica per affrontarla, e quindi quella è stata quella che ho ricordato con più intensità, anche perché abbiamo impiegato una settimana ad allestire il cavo in sei persone, e quella settimana è stata vissuta tutta la settimana con la densità di una camminata, perché eravamo tutti impegnati in un montaggio molto complesso, tutta la squadra a fidarci, a metterci anche nelle mani l'uno dell'altro per delle questioni tecniche di appendimenti, di tecniche quasi alpinistiche, e ho capito che abbiamo come persone, abbiamo delle potenzialità di vita molto 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 più alte di quelle almeno che io vivo quotidianamente. Questo un pochino mi fa stare un po' male ogni tanto, perché dico, ma perché non riesco a vivere tutta la vita con quell'intensità lì? Non lo so, però è così. Chiaramente, se ci sono domande dal pubblico, curiosità, emozioni, sensazioni, siamo totalmente a disposizione, insomma alzate la mano e potete chiedere qualsiasi cosa a Andrea. Allora, noi abbiamo fatto la traversata simbolica in omaggio a Federico Fellini, no? Quello che durante la presentazione dicevamo è proprio questo, è un discorso concettuale perché è stato fatto nel 1954 e quindi è comunque un'arte antica da questo punto di vista. Quando è stata fatta la prima traversata, se tu lo sai, o comunque a quando risale questo tipo di arte? No, mi cogli impreparato dal punto di vista storico. Più o meno, magari. Guarda, non ho proprio idea di quando ci sia stato il primo atto funambolico, non lo so. So che comunque i giochi, diciamo in qualche modo, gli spettacoli un pochino così o rischiosi o di prove, in qualche modo penso siano sempre esistiti, no? Forse nelle prove appunto per diventare adulti delle varie tribù che ci portiamo dietro, sono un po' questa roba qua, sono la necessità di affrontare, di vivere una paura per passare oltre e per vedere che nel metterti a rischio, ma nell'essere disposto anche ad aver paura, c'è la possibilità di crescerlo, c'è la possibilità di vedere cosa siamo veramente, se abbiamo il coraggio di uscire un pochino dalle nostre zone di comfort, di accettare che siamo persone che abbiamo paura. Però, nonostante la paura, andare avanti, fare un passo o buttarsi giù dalle impalcature legate dalle caviglie, come ho visto fare per alcune tribù, per dei riti di passaggio. E alla fine forse è un modo per provarci che abbiamo molte più potenzialità di quello che crediamo. Parole sacrosante.
di un filosofo, appunto, parole di un filosofo. Senti, la tua prossima traversata, hai qualcosa adesso in programma, a breve, hai già un... oppure ancora non... Ma in verità adesso non ho nulla, c'è una cosa in forse a ottobre a Dubai che inaugurano un palazzo, quindi sarà una cosa lunghissima, ma è tutt'altro genere, no? Senza riferimenti storici, senza, è proprio così. È spettacolo. Quindi però, fallo con la sicura, ti prego. Sì, ma sì, sì, nel senso che dovrebbe essere 600 metri sull'oceano, proprio una roba abbastanza complessa anche, però vedremo cosa succederà. Così. No, perché tu ieri hai aumentato lo spettacolo per tutti, però a me mi hai fatto quasi venire un infarto, è chiaro, perché io da responsabile chiaramente ho sudato freddo, mentre tutti guardavano in alto io guardavo in basso, non vedevo l'ora che finisse e poi mi sono riguardato il video a casa godendomelo in pieno e emozionandomi chiaramente, ma ieri sera ero più preoccupato che altro, insomma. Però no, davvero, hai regalato un'emozione speciale. Questa idea nasce da un'idea di Luca Profili, davvero. Quando l'ho conosciuto mi ha detto: io ho visto Andrea, l'ho visto a Perugia, noi abbiamo la strada di Fellini, l'immagine più importante, più simbolica, è proprio in quella piazza, era la traversata. E io l'ho guardato, Luca, ho detto: oddio, io queste cose non le ho mai fatte, però è un'idea geniale, un'idea meravigliosa, cioè dobbiamo farlo. E abbiamo fatto i sopralluoghi insieme. Beh, però a questo punto abbiamo lanciato anche una sfida e con questo ti faccio quest'ultima domanda. Abbiamo fatto Bagnoregio, perché no fare Civita? Perché no fare Civita? Qualcuno mi ha detto: perché non fare Civita Lubriano? Già che sarebbe ci siamo, uno spettacolo, penso, veramente unico al mondo. So che c'è un po' di diatribe con Lubriano, le risolviamo così, uniamo i due comuni con un cavo e mettiamo un po' di pace. Però io non firmo nessuna autorizzazione questa volta, non mi prendo nessuna responsabilità, lo fa direttamente il vice sindaco, vedo, perfetto, insomma. Andrea, io non so, penso che a nome di tutta la città di Bagnoregio ti ringraziamo, perché appunto l'emozione che tu hai regalato resterà scolpita nella memoria di tutti noi e resterà scolpita anche in un altro progetto che sarà inaugurato tra qualche tempo sempre qui a Bagnoregio, tu lo sai, ma loro ancora non lo sanno, lo diremo dopo il festival, ma sarà qualcosa di fondamentale per quello che noi andremo a realizzare, diventerà probabilmente l'immagine che poi porterà in giro questo progetto nel mondo, speriamo nel mondo, perché abbiamo ambizioni, insomma, come deve essere quando si lavora a Civita di Bagnoregio. Io credo che Andrea è disponibile qui per chi ha voglia di acquistare il libro per firmare degli autografi e io farei sentire un applauso immenso ringraziandolo per l'emozione enorme che ci ha donato ieri. Grazie a Luca, grazie a Daniele Glauco, perché anche per me è stata molto emozionante insomma intense, per me è un periodo un po', sono un po' molto dubbioso sul mio lavoro, ieri sera mi sono di nuovo sentito un pochino di nuovo più tranquillo, più felice di fare quello che faccio e mi sono emozionato nuovamente, grazie. Grazie di cuore. Andrea Lorenzi.